Hai bisogno di spedire uno o più pacchi in Italia o all'estero? Rivolgiti a Keypoint. Keypoint, più che spedire. Promozione Benevento in Serie A. Calciatori giallorossi in tour per la città su pullman scoperto. Obiettivo tricolore. A Benevento la staffetta per Alex Zanardi. Il concerto di Max Gazzè chiuderà il BCT con l'Orchestra Filarmonica di Benevento. Calcio. Benevento ad Empoli senza viola e volta. Giallorossi a caccia dei tre punti per la Serie A. Sarà la squadra del Benevento in caso di promozione in Serie A a raggiungere tutte le zone della città girando in pullman per i vari quartieri. Un omaggio doveroso ai cittadini e ai tifosi che permetterebbe anche di evitare assembramenti. Una soluzione lanciata già ai nostri microfoni dal sindaco, dal questore e dal prefetto di Benevento. I rappresentanti della tifoseria sono stati proprio da quest'ultimo per discutere di un piano d'azione comune sicuro ed atto a salvaguardare i festeggiamenti e il rispetto delle regole in un periodo appena al di fuori dell'emergenza. Sanitaria. I giocatori dunque arriveranno su un pullman scoperto e saluteranno al rientro dalla trasferta coloro che li hanno sostenuti durante il cammino calcistico di questo campionato. Abbiamo trovato garbo e collaborazione da parte sia della società, che è rappresentata da un dirigente, sia da parte dei tifosi. Quindi c'è una parte di tifoseria, peraltro ci ha manifestato l'intenzione di convalidare la scelta fatta di non partecipare a festeggiamenti. Io ho detto che bisognerà concordare invece magari un minuto di silenzio a ricordo delle vittime. Questo dovrà essere stabilito organizzativamente in un punto preciso, i due pullmini si fermano, quelli non un pullman, due pullmini gestiti dalla società dove ci saranno i calciatori, il presidente, e dopodiché si può anche bloccare e pensare alle vittime di Benevento, alle vittime altrove, alle famiglie che hanno sofferto in quel periodo. Per il resto chiamo a tutti di utilizzare il più possibile mascherine, di evitare assembramenti, e insomma si può smaltire il traffico della presenza delle persone anche durante tutto l'itinerario che sarà portato avanti da parte dei protagonisti di questo nostro ritorno in Serie A. L'appello ai tifosi e a tutta la cittadinanza è quello sicuramente di festeggiare, ma farlo nella maniera giusta. Il Benevento Calcio è una tifoseria esemplare ed è a loro che mi appello affinché si evitino grandi assembramenti per rispettare le norme anticontagio. Sarà la squadra a raggiungere tutte le zone della città per ricevere il giusto e meritato apprezzamento da parte dei cittadini. A dichiararlo il prefetto di Benevento, Francesco Antonio Cappetta, al termine della riunione organizzata e di coordinamento in vista degli oramai imminenti festeggiamenti per la promozione del Benevento Calcio in Serie A, che si è tenuta in prefettura insieme al sindaco della città Mastella e ad una rappresentanza dei tifosi. L'idea in caso di vittoria ad Empoli è quella di far arrivare nella giornata di sabato i calciatori del Benevento a bordo di un pullman che percorrerà le strade principali della città, evitando così che i festeggiamenti si concentrino in un solo punto. Festeggiando sicuramente, ma ripeto, anche rispettando le regole che sono dettate in questo momento storico per noi assai difficile, perché ricordiamo, anzi approfitto di questa occasione per ricordare a tutti che il pericolo non è passato, e cioè che il contagio può sempre ritornare. L'abbiamo visto a Mondragone, in questa regione, a pochi chilometri da qui, e sicuramente insomma una calca di centinaia di persone potrebbe favorire anche il ritorno del contagio, soprattutto da parte di persone che non sanno neanche magari di avere dentro di sé il virus. Quindi festeggiamenti, ma soprattutto quello, la raccomandazione mia del sindaco, delle forze di polizia, evitando eccessivi assembramenti. Dopodiché insomma festeggiamenti all'altezza della squadra, che quest'anno credo abbia stabilito un record assoluto, e della tifoseria, che per me, questo è il mio giudizio, ha stabilito anche un record di correttezza e di civiltà, perché tutte le partite che ho assistito non ho mai visto un atto violento, un atto di intolleranza verso gli altri tifosi. Quindi mi auguro che questo grande e splendido campionato finisca
in modo adeguato rispetto al contegno tenuto durante l'intero anno, durante l'intero campionato. Obiettivo tricolore, la staffetta ideata da Alex Zanardi, che mira ad avvicinare le persone con disabilità allo sport e che vede impegnati oltre 50 atleti paralimpici in un viaggio attraverso l'Italia, ha fatto tappa a Benevento. Emozionante arrivo all'Arco di Traiano, passaggio di testimone tra l'atleta paralimpico in handbike Antonello Pizzi, proveniente da Campobasso, e l'atleta paralimpica erpina Lucia Nobis, che proseguirà la staffetta fino a San Giovanni Rotondo. Ascoltiamo l'intervista di Alfredo Salzano. Oggi stiamo aspettando Antonello Pizzi, che arriva da Campobasso, un altro atleta della mia squadra di Obiettivo 3, e cercheremo di portare in fondo questo messaggio di speranza fino all'EUCA. Ecco, come avverrà il passaggio? Insomma, noi abbiamo in mente il passaggio del testimone, quello classico. Sì, sì, è proprio un passaggio di testimone classico. Mi verrà passato il testimone, che è una bandierina come questa che ho qui. Io la prendo, però è rigida, insomma, sì. E la porto via e la restituisco a Mauro quando lo incontrerò. Tuttavia noi arriveremo fino all'EUCA perché ci teniamo ad arrivare fino in fondo, quindi pedaleremo fino là. Io dico, un atleta paralimpico forse sono le persone che hanno la maggior responsabilità nel testimoniare con la propria vita il fatto che si debba rinascere, ci si debba risollevare dopo le difficoltà, no? E quindi questo era il messaggio che volevamo portare post-Covid, e oggi più che mai lo vogliamo portare fino in fondo per i motivi che tutti ben sappiamo. È il messaggio che da sempre anche io cerco di portare con i miei libri, con i miei interventi. Ecco, noi siamo tanti, tanti piccoli Davide siamo, e ci troviamo ad affrontare nella nostra vita tanti Golia. In questo momento c'è un Golia invisibile, qual è il coronavirus. Come lo affrontiamo? Ognuno di noi, ecco, che cosa fece Davide? Davide gli mise una corazza per affrontare Golia, lui se la tolse la corazza, che dice: ma non è questo il mio modo. Lui era un pastorello, sapeva lanciare le pietre, e quindi trovò il suo modo per vincere Golia. Ognuno di noi, che è un piccolo Davide e si trova di fronte a tanti Golia, deve trovare il suo modo per vincere. La vita è bella perché è una battaglia, è un confronto senza sapere l'esito, altrimenti sarebbe noioso. Ecco, dove si può anche perdere, però l'importante è non arrendersi mai. Il rammarico è che avevamo organizzato come amministrazione, che tra l'altro ha colto a volo questa opportunità, questa iniziativa, anche per far conoscere, per porre Benevento sotto i riflettori nazionali. Dicevo, il rammarico c'è che l'amministrazione, insieme al CONI, rappresentato qui dall'avvocato Collarile, avevamo organizzato una serie di iniziative da mettere in atto, con una partenza dal Teatro Romano, con delle iniziative da svolgere all'interno, e poi con un tragitto che attraverso il circuito dei Quattro Imperatori ci portava qui all'Arco di Traiano. Quindi avevamo organizzato e sollecitato tante associazioni che avrebbero dato il proprio contributo, e il dispiacere è appunto per quello che è successo all'amico Alex. Però conoscendo il personaggio, la voglia di vivere, la forza che ha, sicuramente si rimetterà, e a quel punto saremo ben lieti di ospitarlo qua a Benevento per rifare ciò che non abbiamo fatto oggi. L'azienda ospedaliera San Pio ha processato nella giornata 40 tamponi, tutti risultati negativi. È guarito il cittadino di Castelfranco in Miscano, risultato positivo lo scorso 21 giugno al coronavirus. Resta quindi un solo caso positivo nel Sannio, secondo il report dell'ASL Benevento. Si tratta di una persona di Guardia San Framondi, ancora in isolamento domiciliare. Nei giorni scorsi sono stati eseguiti con successo nell'unità operativa di urologia del Fate Bene Fratelli di Benevento, diretta dal dottor Aniello Russo, coadiuvato dal dottor Paolo Ferravante e Giovanni Castelluzzo, i primi interventi in Campania per la riduzione del volume prostatico con iniezioni di vapore acqueo. Il centro, già noto per essere tra i principali punti di riferimento per la chirurgia laser della prostata in Italia, ha introdotto una nuova e modernissima tecnica per il trattamento dell'ipertrofia prostatica benigna. Il vapore viene nebulizzato nel tessuto prostatico tramite un ago sottilissimo per via transuterale, spiega il dottor Russo. Dopo qualche settimana la ghiandola si riduce di volume e vi è una progressiva scomparsa della sintomatologia ostruttiva.
L'ASIA comunica di aver deliberato nuove modalità di accesso al pubblico per l'ecocentro comunale di Contrada Margiacca, dopo l'attenuazione delle misure inerenti il contenimento del contagio da coronavirus. L'ecocentro sarà aperto dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 e non vi sarà più necessità di alcuna prenotazione. Sarà Max Gazzè in concerto con la partecipazione dell'Orchestra Filarmonica di Benevento a chiudere il 3 agosto il BCT, il Festival Nazionale del Cinema e della Televisione Città di Benevento. Un evento imperdibile, un viaggio trasversale, una scaletta che mescolerà gli ultimi brani a quelli più famosi di Gazzè con la straordinaria partecipazione dell'Orchestra Filarmonica di Benevento. Il presidente della provincia di Benevento, Di Maria, ha approvato il progetto definitivo per i lavori di messa in sicurezza Movimento Franoso alla località Feo del comune di Foiano in Valfortore e ripristino piano viabile sulla strada provinciale 50 che comporta una spesa di 200.000 euro. Ha approvato anche gli studi di fattibilità e progetti preliminari degli interventi denominati lavori di messa in sicurezza tratti di piano variabile della strada provinciale 52 da Decorata a San Bartolomeo in Galdo, lavori di messa in sicurezza tratti di piano viabile della strada provinciale 56 Franzese in agro del comune di San Marco de Cavoti, lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di tratti del piano viabile della Sannio Alifano, lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di tratti del piano viabile della strada provinciale 85 via Paribella. Sistema anti-Covid al Consorzio ASI di Benevento. Grazie ad una collaborazione con la Cerinat 2000 è stato installato nei giorni scorsi all'ingresso della sede consortile di Ponte Valentino un apparato elettronico di controllo automatico della temperatura e della mascherina. È un apparato tecnologicamente avanzato che consente non solo di verificare la temperatura corporea ma dà l'allarme anche per la mancanza della mascherina, spiega il presidente dell'ASI della provincia di Benevento Luigi Barone. È un ottimo sistema che ti consente di lavorare in sicurezza, evitando l'utilizzo del personale. È stata varata la prima delle 9 travi del nuovo ponte sul fiume sulla strada provinciale 27 Benevento Apice in località Apice Scalo. Lo comunica il presidente della provincia Di Maria, che ha espresso la propria soddisfazione per il rispetto del cronoprogramma dei lavori definito per il ripristino totale della funzionalità del ponte distrutto nell'ottobre del 2015 dall'eccezionale calamità abbattutasi sul Sannio. La ricostruzione del ponte è stata finanziata con un'ordinanza della Protezione Civile che ha stanziato circa 1.250.000 euro. Al termine della seduta di rifinitura, il tecnico Filippo Inzaghi ha diramato l'elenco dei 23 calciatori convocati per la gara alle 21 presso lo stadio Castellani contro l'Empoli. Portieri Montipò, Manfredini e Gori. Difensori Letizia, Rillo, Gianfi, Tuia, Caldirola, Barba e Maggio. Centrocampisti Del Pinto, Etemai, Schiattarella, Basit, Teglio, Kragol, Insigne e Improta. Attaccanti Coda, Sau, Moncini e Di Serio. Ascoltiamo mister Pippo Inzaghi. Io ero curioso come voi di rivederli dopo 100 giorni perché volevo capire come avevano lavorato, come abbiamo lavorato noi di staff, cioè ero curioso di... era una cosa nuova un po' per tutti. La Cremonese aveva giocato 3 giorni prima, era in grande fiducia, secondo me, devo essere sincero, nessuno si aspettava di ritrovarci in questo modo, è per questo che sono rimasto sorpreso anch'io. Io ci credo sempre, li avevo visti allenare, avevo detto prima della partita che mi lasciavano sereno, però non potevo nascondere che insomma 4-5 giocatori titolari mancavano oltretutto, anche se qui non sembra mai che manchi nessuno, però sono giocatori di un certo spessore, però ormai questa squadra fa sembrare veramente tutto facile. Come dicevo prima, io non avevo mai pensato a queste 20 partite, pensavo di averne vinte 13-14. Anche a me mi sono sfuggiti un po' di mano tutto, insomma, poi il fatto anche di essere la miglior difesa d'Europa, non ci penso neanche più. Poi ci siamo soffermati sulla difesa, ma siamo anche il miglior attacco. Si fa un po' fatica, sinceramente, però noi dobbiamo goderci tutto questo. Adesso poi, al di là dei record, è chiaro, io cerco di tenere sempre, perché non so più dove attaccarmi, e allora devo cercare ogni appiglio, però penso che insomma il fatto che mai nella storia nessuna squadra abbia vinto 8 giornate prima deve essere quello in questo momento il pensiero ricorrente. E poi i 2 record che abbiamo fatto l'altro giorno li abbiamo eguagliati, ma non li abbiamo battuti, per cui abbiamo anche questa grande opportunità. Insomma, quello del Como a 74, quello lo batteremo, per cui quello poi insomma ci sarà tempo. E poi ci sono le 8 vittorie consecutive, che comunque ci è già sfuggito
è l'unico che forse ci è sfuggito di mano, cioè, si ripropone, e, per cui dopo, però insomma, al di là di tutto è bello giocare per questi obiettivi, per tutti questi soddisfazioni, ma io sono contento per loro perché io nella mia vita insomma qualche record l'ho fatto e so cosa vuol dire fare certi gol, fare certi record, perché dopo adesso a distanza insomma di 10-15 anni si ricordano ancora certi miei gol e certi miei record perché hanno fatto la storia e questa squadra la sta scrivendo e sono contento per loro, perché sapevo le difficoltà all'inizio, sapevo che tutti ci aspettavano, sapevo che le altre squadre avevano fatto come noi delle squadre molto forti, era un campionato molto equilibrato, noi l'abbiamo reso veramente una passeggiata, per cui onore al lavoro che è stato fatto da parte di tutti, al di là dei giocatori che sono gli attori principali, ma dietro insomma c'è la regia della società, del presidente, del direttore e di tutti noi. Ecco, l'unico rammarico è che probabilmente non si potrà festeggiare come veramente avrebbe meritato una squadra così. Il tour di Sport 7 Live approda venerdì sul set della concessionaria Sara 3, gruppo Fiat, Abarth e Lancia. A partire dalle ore 20.30 TV7 seguirà la gara Empoli-Benevento con il commento di opinionisti, giornalisti ed esperti di calcio. Sarà certamente una serata ricca di emozioni che potrebbe regalare in caso di vittoria la promozione in Serie A al Benevento di Pippo Inzaghi. La redazione giornalistica attiverà i consueti canali di comunicazione per dare la possibilità ai telespettatori e agli internauti di essere tra i protagonisti della trasmissione con i loro messaggi, video e commenti al match e al torneo di Serie B. È tutto con questa notizia, vi aspettiamo alla prossima edizione del VG7 Flash, oppure vi invitiamo a consultare la versione online delle nostre news www.tv7.net oppure sull'app TV7 Benevento scaricabile gratuitamente su tutti gli smartphone.